Ti è mai capitato di prepararti ad entrare in gara e sentirti teso, ingabbiato, insicuro? Beh, penso che questo succeda a ogni atleta, ma a ogni performer almeno una volta nella vita. Per noi che gareggiamo con i cavalli è molto importante imparare a controllare le emozioni, perché il cavallo, come saprai, è un animale molto empatico, perciò è molto attento alle sensazioni e alle emozioni del cavaliere. Per questo, nella maggior parte dei casi, quando un cavaliere è teso, anche il cavallo risulta essere teso, appunto perché stabilisce un contatto profondo con il suo cavaliere. Questa sensazione così limitante che ti sto descrivendo si chiama ansia e può bloccare e compromettere totalmente la tua performance sportiva. Anche per me l'ansia è stato un grande ostacolo e continua ad esserlo a volte in alcune occasioni molto importanti, ma ho imparato a gestirla e oggi voglio condividere con te tre tecniche che per me sono state fondamentali. Per imparare a gestire le emozioni, devi innanzitutto essere presente nel qui ed ora, nel momento della tua gara, perché emozioni limitanti come l'ansia possono affliggerti solamente se già sei proiettato nel futuro, e questa è la cosa peggiore che tu possa fare. Non pensare al risultato della tua gara ancora prima di portarla a termine, ma vivila nel momento attuale. Un altro utile metodo per imparare a gestire le emozioni è quello di rielaborarle, ovvero convertire la tensione in eccitazione. Quando ti senti preso dall'ansia, prova invece di cercare di calmarti a cercare di sfruttare quella tensione come eccitazione. Questo ti assicuro si può fare perché la paura e l'eccitazione sono due compagne molto vicine, perciò puoi decidere con un po' di allenamento di passare da uno stato non funzionale, quindi quello di tensione, a uno stato funzionale, ovvero quello di eccitazione, a seconda di ciò che dovrai andare a fare nella tua performance. La base per applicare queste tecniche, però, è imparare a controllare la propria fisiologia. Se impari a controllare postura e respirazione, sarà molto più facile cambiare stato e mettersi in uno stato più funzionale all'occorrenza. Se pensi che questo video ti sia stato utile, condividilo in modo che possa aiutare anche i tuoi amici. Ci vediamo nel prossimo video, a presto!